Ma lo statuto lo approva l'Assemblea dei Sindaci e quindi mi sembra evidente che dobbiamo presentare il lavoro che la Commissione Statuto della Provincia prevedeva già la collaborazione di alcuni sindaci, quindi il sindaco di Montorio, Mario Bianchino, ha fatto nel corso di questi primi due mesi di lavoro. Siamo riusciti ad approvarlo nei termini, il 31 dicembre, adesso lo sottoponiamo, lo presentiamo appunto ai sindaci in quattro appuntamenti, uno è questo di Montoro. Mi sembra che sia un buon lavoro, ma che naturalmente è integrabile e migliorabile proprio il rapporto. Presidente, la presenza di Caterina Lengua alla presidenza della Commissione dello Statuto può essere interpretata come una volontà di collaborazione tra le diverse parti politiche presenti all'interno del Consiglio Comunale Provinciale? Le province hanno tali e tanti problemi aggravati dalla legge di stabilità 2015 pubblicata a dicembre in Gazzetta Ufficiale, un taglio da 1 miliardo e 300 milioni di euro. Che non si può più nemmeno fare un discorso fra maggioranza e minoranza, fra l'altro tutti i consigli provinciali hanno visto l'unanimità dei consensi sulle varie proposte che sono state fatte. Oggi siamo in una condizione in cui il Parlamento vuole accelerare la riforma delle autonomie locali cancellando totalmente le province, dimenticando che le province hanno una responsabilità per esempio sul campo dell'edilizia scolastica, sul campo della viabilità, nell'ambiente. Abbiamo presentato qualche giorno fa un importante intervento sul fiume Sabato e nel campo dell'assistenza locale, dell'assistenza tecnica agli enti locali. E questo secondo me non ci si rende conto, fra l'altro, che si crea un problema a qualcosa come 20.000 impiegati delle province che rischiano di essere messi in mobilità con effetti molto gravi anche dal punto di vista sociale. Ma noi siamo a disposizione anche dei comuni di Solofra e Montoro per cercare di effettuare controlli sul territorio che siano in qualche modo fondamentali per cercare di capire chi inquina e perché inquina la Solofrana e che cosa si può fare anche per avere interventi di monitoraggio sugli scarichi.